Ve li ricordate tutti quanti che avevo comprato qualche settimana fa? Questo è il risultato. Sono tutti rotti e devo riandare in ferramenta. Ciao, siamo Gaia e Simone. E stiamo restaurando questo vano del 1979. Oggi metteremo a mano alle sigillature e alla guida. Giusto perché non siamo per niente in ritardo con i lavori, abbiamo deciso di rimettere mano su un pezzo che è la guida qui del portellone laterale che avevamo già sostituito mesi fa e al quale avevamo dedicato anche tanto tempo. Il pezzo è questo qui. Come vedete, noi avevamo sostituito completamente la grondaia, ma qui c'erano rimasti 2 cm di spazio che in teoria ci dovevano stare e lo vediamo dal pezzo che abbiamo acquistato. È un pezzo usato ma tenuto molto bene, dove la grondaia era perfettamente aderente alla guida. Dalla posizione adesso non si può vedere, ma tutta la parte superiore della guida era stata sostituita perché era completamente marcia e rovinata dalla ruggine. Qual è il problema? Che facendo tutte queste saldature e tutte queste giunzioni non sappiamo se effettivamente adesso la guida sarebbe dritta. Come vedete, potrebbe tornare aderente, ma non sappiamo se sarebbe effettivamente dritta e se lo sportello scorrerebbe nel modo corretto. Quindi andiamo a sostituirla con quella originale. Veramente un peccato perché su questo pezzo ci avevo dedicato molto tempo. Rimettere le mani sul lavoro già fatto ci dispiace un po'. Non è un problema perché questo ce lo terremo come scorta. Questo è il risultato del piano batteria. Se vi siete persi il lavoro, recuperate il video precedente. Oggi quello che andiamo a fare è sigillare tutte le giunture e le sovrapposizioni della lamiera. Come procediamo con le sigillature? Abbiamo due tipi di sigillante, questo che è a pistola, quindi lo utilizzerò nelle parti dove c'è leggermente più spazio da coprire, e invece questo è a pennello e lo utilizzerò dove la lamiera è perfettamente sovrapposta. Corro in ferramenta a comprare i guanti nuovi e poi mi metto al lavoro. 2000 years later. Queste le parti dove andrò a sigillare, dove vedete praticamente dello spazio, tutta quella zona lì, e ho appena comprato i guanti nuovi. Prima di iniziare con le sigillature, metto lo scotch e vado a scaldare la cartuccia perché con queste temperature è molto denso, quindi non esce benissimo e attacca anche di meno. Questo è il bel macello. Ho messo lo scotch per questo motivo. Questo prodotto è carteggiabile, quindi è più che buono messo così. Vi consiglio di utilizzare i guanti perché è appiccicoso e brucia. Quindi guanti e anche mascherina. Continuo con la sigillatura. The next day. Altro giorno di lavoro al camper, già ho fatto qualcosina. È arrivato anche un pacco abbastanza grande. È qualcosa di usato, quindi rimanete sul video e scopriremo insieme cosa c'è dentro. Vi faccio fare un piccolo giro per farvi vedere a che punto siamo. Questo è il lato della guida. Ho finalmente passato il fondo. Pensavo fossero più evidenti, però con lo stucco poi le andiamo un po' a sistemare, anche se non penso che le riuscirò a sistemare al 100%. Per il momento la situazione qui è questa. Quel pezzo l'avete visto nel video precedente e vi faccio vedere come è uscito il passaruota sotto. Sigillature fatte. E questo è il sotto del passaruota. Li passerò il sottoscocca bituminoso. È arrivato il prodotto nuovo nero, così non si vede lo stacco di colore. Qui dentro ancora è da sigillare. Arriviamo invece davanti, che sto facendo queste parti perché volendo verniciare prima l'interno, quelle zone di lamiera vanno all'interno del van e quindi non vorrei verniciare e poi rifare il lavoro. Questo è il buco all'interno della cabina. Anche qui va all'interno della cabina e come queste parti, anche qui. Ho fatto qualche buchetto, ma li vado subito a tappare. Ci vediamo appena finito. The next day. Buongiorno a tutti ragazzi, oggi è domenica mattina. Vi raccontiamo un pochino com'è andata la settimana prima di scendere di nuovo a lavorare al camper anche oggi. Innanzitutto ci abbiamo lavorato ben poco questa settimana perché abbiamo avuto un sacco di impegni dal punto di vista lavorativo, quindi fuori dal camper, che se da un lato siamo molto contenti perché ovviamente significa che il lavoro va bene, che stiamo prendendo nuovi progetti, dall'altro ci toglie un po' di tempo.
al camper, ovviamente, perché purtroppo la giornata è sempre di 24 ore, quindi se stiamo dedicando più tempo al lavoro, diciamo, standard, possiamo dedicarne meno al nostro camperino. Però cercheremo di recuperare la settimana prossima. Anche oggi. In Sì, anche oggi. più, ieri che era sabato, volevamo dedicarci al camper. Gaia ha avuto un infortunio. È stata aggredita da un coniglio. Da un coniglio, dal suo coniglio. Sì, siamo dovuti andare al pronto soccorso perché il taglio era abbastanza profondo e niente, non riuscivo a capire se dovevo fare o meno l'antitetanica, quindi siamo andati al pronto soccorso, abbiamo speso un sacco di tempo per poi fare solo una piccola medicazione che potevo benissimo fare a casa, però. Non abbiamo più la sensibilità alla punta. Sì, questo è l'unico problema. Non c'è niente, a parte il fatto che qui non sento più niente. Spero, cioè, mi hanno detto che probabilmente recupererò in qualche settimana. Speriamo, perché è molto fastidioso. Conigli assassini. Sì. Io mi preparo e vado al camper. In questo periodo sono un pochino, un filo inutile, dato che prima di poter procedere con la verniciatura, dobbiamo obbligatoriamente finire gli ultimi pezzi di saldatura, le ultime toppe, le ultime cosine, e in cui sostanzialmente c'è solo Simone perché è lui che salda, io non posso farlo e quindi niente, sono praticamente inutile in questa fase che spero finisca al più presto così possiamo tornare a lavorare insieme. Ci vediamo tra poco al camper. Eccomi tornato in garage, pronto per lavorare. Vi faccio vedere il poco che sono riuscito a fare ieri. Ho chiuso praticamente questo lato. L'ho preparato per la verniciatura. Adesso vado a finire questo qui, a più buchetti, in modo che per questa sera, finisco la parte avanti. Anche questo lato, pronto per il fondo, tutto bello sistemato. Come vedete in giro il camper comincia a prendere una colorazione uniforme, quindi tutto grigio, quasi tutto il fondo passato. Vado a passare questo sigillante, lo voglio provare sul vano batteria. Voglio provare con il pennello com'è. Nel frattempo abbiamo comprato anche quest'altro, è il Sikaflex 521UV, lo possiamo utilizzare anche sopra la vernice. Un'altra cosa che abbiamo comprato, adesso non ce l'ho qui, non ricordo bene la sigla, dovrebbe essere il 521. 4, è quello che utilizzeremo per montare il tetto in vetro resina. È un adesivo progettato appositamente per grandi pannellature di caravan e automobili. Non stiamo utilizzando questo perché quello fatto apposta ha una resistenza 4 volte maggiore a questa. Come prima applicazione si possono passare anche più mani di questo, una sopra l'altra, e è sopraverniciabile. Ultimi due sopravvissuti del pianale. I'm about to pop off. Fuck you.
Ho tolto la vecchia guida piegata, ci metto un po' d'acido, vado a rimettere questa. Anche questa è risolta, manca solo la saldatura, ma la faccio domani. Adesso è completo. Appena finito di saldare su tutta la lunghezza, ho passato il proteggiscocca sotto le parti che avevo saldato. Adesso vado a sistemare questa parte. Ho tolto questa guida, la devo andare solamente a pulire, a drizzare un pochettino e risaldarla. Una volta saldata posso finalmente sistemare anche questa parete dentro. Nel frattempo questa guida è incollata alla perfezione, si vede, è molto molto dura. Facciamo la prova con la guarnizione del pezzo che poi ci va messo dentro. Yeah, I'ma do what I want to. Something I can't to apply all those mathematics. But we can't get a job that pays us enough. I'm about to do una pulita e preparo la parete dietro in modo che questa sera posso passare il fondo. Something I can't undo. Yeah, I'ma do what I want to. Something I can't. The next day. Ecco qua il risultato. Fondo passato ovunque, sulla parete. Finalmente una bella soddisfazione vederla coperta. Posteriormente e anche sul fianco esterno. Sono arrivati due bei pacchi, andiamoli subito ad aprire. Come saprete, la nostra smerigliatrice orbitale ci ha abbandonato un po' di tempo fa, quella di Lidl, quella di Parkside. Come tanti altri prodotti Lidl. Quindi siamo dovuti correre ai ripari e ne abbiamo acquistata una nuova. Non possiamo dire niente sulla qualità perché ancora non l'abbiamo testata, tra l'altro abbiamo scelto una delle più economiche. Vediamo, scopriamole insieme. Sciuco. Sembra professional, dei colori almeno. Sembra. Non sembra malissimo. Che ne pensi? La qualità sembra più o meno quelle della Parkside, quelle verdi classiche. Dopo averla provata vi faremo sapere come va e se nel caso funziona e va bene vi lasceremo il link in basso. In più sono arrivati anche questi dischi per smerigliare e un sacchetto, è quello dove far andare la polvere, istruzioni. E questo è quanto, siamo pronti per provarla. Zin zin. Passiamo all'oggetto più grande e più succoso del nostro unboxing. Paccone. Apriamo da qui. E chissà cosa c'è. Ti sei intravisto. È vuoto. Un vecchio blò. Una bella turbovento della Truma, usata, acquistata dal nostro amico che ormai ci rifornisce da quasi un anno. È stata una bella occasione perché quella nuova costa circa 300-400 euro, noi l'abbiamo pagata soltanto 50. Funziona, dobbiamo soltanto vedere se entra nel nostro oblò, nel nostro buchino, e se non entra ce la facciamo entrare. Facciamo il buco più grande. Il problema non sussiste. L'andiamo a ripulire e vi facciamo vedere il risultato. Ah, queste sono le viti per il montaggio. Sì. E questa è la parte interna dei comandi. La retina casomai è da cambiare. Vediamo nel caso se c'è anche qualche pezzo di ricambio, visto che è una fiamma e si dovrebbero trovare. Per oggi è tutto, vi salutiamo, chiudiamo questo video. Nel prossimo andremo a farvi vedere tutte le sigillature del camper, speriamo di concluderle. Anzi, speriamo di farvi vedere anche l'inizio della verniciatura.
E ci vediamo alla prossima. Ciao. Ciao.